Le persecuzioni perpetrate contro San Marco furono rivolte anche agli alessandrini, perché Alessandria d'Egitto sul Mediterraneo era punto strategico e centro culturale molto importante, frequentato da filosofi di prestigio e da gente di cultura che si convertivano al cristianesimo e dunque facevano proselitismo. Una città dunque da fermare nella sua espansione cristiana, tanto che lo stesso Diocleziano curò personalmente ad Alessandria d'Egitto le persecuzioni ai martiri. E Settimio Severo fece addirittura chiudere la scuola di Alessandria. Nonostante le persecuzioni, i copti continuavano a pregare all'aperto, non si nascondevano. Il cristianesimo portato da San Marco aveva infiammato il loro cuore di un amore che era più forte di ogni tortura e sofferenza. I copti sono orgogliosi di appartenere ad una chiesa dei martiri, tanto che hanno azzerato il calendario dei faraoni con l'anno 281, quando salì sul trono Diocleziano, il più grande persecutore romano che fece uccidere 1 milione di cristiani in Egitto. Noi copti festeggiamo il Capodanno l'11 settembre, festa dei martiri.